Buon pomeriggio e bentrovati su Strike. Chi vi parla è Dave. A me oggi l'onore di introdurre questa quinta puntata del format ideato da Daniele Martini d'Anima. Prima di iniziare, vorrei innanzitutto ringraziare quanti ci hanno seguito la scorsa puntata e chi ci segue anche in questa puntata, e sto notando che comunque, grazie a Dio, per fortuna state aumentando sempre di più. Grazie mille ancora a tutti quanti. Partiamo con i saluti. Alex. Buonasera a tutti e bentornati alla quinta puntata di Strike. Spero che questa puntata sia di vostro gradimento come quella precedente. A te la parola, Davide. Grazie mille Alex, a te Daniele. Benvenuti a tutti a questa quinta puntata di Strike e mi raccomando, aspettiamo numerosi i vostri commenti e i vostri like. Grazie, grazie Daniele, Samuele. Sì, grazie mille Davide, bentrovati con questa quinta puntata di Strike venerdì 1 maggio. Sono sicuro che sicuramente questa puntata potrà impreziosirvi molto. Bene, benissimo Samuele. Linea a te, Nico. Buon pomeriggio a tutti voi, siamo al giro di boa, dopo 4 puntate e quindi 1 mese trascorso insieme, ricominciamo con il secondo mese di puntate, sperando che vi facciamo sempre questa compagnia con la quale vediamo che siete davvero contenti di condividere. Benissimo, benissimo. Allora, oggi tratteremo, abbiamo un po' parlato, no, di quello che facciamo durante la quarantena e fra le tante cose che comunque stiamo facendo in questo periodo riguarda la visione di film, serie TV o comunque programmi che ci hanno intrattenuto durante la nostra adolescenza e che ora stiamo avendo il tempo un po' di ritornare indietro nel tempo. Stiamo avendo questa opportunità che non sempre ci capita. Io premetto che non sono stato mai un amante di programmi per bambini. L'unico programma per bambini a cui ero affezionato era il cartone animato Holly e Benji, che essendo appassionato di calcio, non potevo esimermi dal guardare anche Holly e Benji. Però ero in quella fase in cui magari si stava molto a casa con i genitori, ero molto affezionato alla prima grande serie TV italiana, ovvero La Piovra, il primo grande sceneggiato, che è magari anche film abbastanza intenso, no? Anche problematico da vedere, soprattutto di una certa età, trattando tematiche forti, interconnessioni tra mafia e politica che non coinvolgevano solo questi settori, diciamo, ma che come una piovra, no? Si interconnettevano con tanti vari aspetti della società e del mondo, dove la mafia non era vista solo come un fenomeno prettamente siciliano, ma che coinvolgeva davvero tanti ambiti, purtroppo, e che li coinvolge anche ora. Però al di là delle tematiche, no, di per sé anche abbastanza complesse e variegate che potevano interessarmi, ciò che mi colpiva era la grande capacità interpretativa degli attori, perché parliamo davvero di grandissimi attori che hanno fatto la storia del cinema italiano, tra cui Michele Placido, che poi ha iniziato la serie nella fine degli anni 70 e poi l'ha terminata nel 94 con il famoso omicidio del commissario Cattani, puntata che ha ottenuto grandissimo, grandissimo risultato, come quasi fosse la finale dei mondiali, con 11 milioni circa di telespettatori incollati al teleschermo, fermo restando che prima non c'era la varietà di ora. Quindi c'erano solo quei canali e quindi era ancora più difficile, diciamo, per certi versi, fare anche determinati ascolti, no? Fermo restando che al di là di questo mi è colpito appunto la capacità, come dicevo prima, straordinaria di alcuni attori, tra cui in primis Michele Placido e Vittorio Mezzogiorno, che ahimè è scomparso prematuramente, Raul Bova, che poi è comparso nella Piovra 7, 8 e 9, quindi già verso la fine della serie, Patricia Milliardè, che è scomparsa proprio una decina di giorni fa, e questo ha fatto sì che nascesse in me una passione per il cinema, tanto è vero che poi ho fatto anche un po' di recitazione, e quindi questo mi ha particolarmente colpito, diciamo. Poi da lì ci sono state altre
serie TV. La Piovra è stata un po' l'apripista, però secondo me rimane lo sceneggiato più importante di tutta la nostra età contemporanea. Bene, io ho detto ciò che mi aveva colpito durante la fase adolescenziale, vediamo un po' poi, sperando magari che ci siano tematiche un po' più colorite, un po' più leggere. Passo la parola a Samuele. Sì, grazie mille Davide. Allora, io vorrei parlarvi invece di un programma televisivo, in particolar modo appunto di un quiz show che va in onda su Rai 1. Si tratta appunto dell'Eredità. Do un po' per scontato che tutti, quasi tutti, insomma, conoscano questo programma, questo format, anche se come solitamente insomma uso fare, vorrei comunque riproporre una genesi e una sinossi tecnica insomma di questo programma, in quanto si tratta appunto di un game show a premi che va in onda in fascia preserale su Rai 1 a partire addirittura dal 2002, dal 29 luglio del 2002. Inizialmente questo programma è stato condotto da Amadeus dal 2002 al 2006, poi dal 2006 al 2015 è stato condotto da Carlo Conti e successivamente dal 2016 al 2018 da Fabrizio Frizzi, al quale va ovviamente un calorosissimo omaggio, sperando che possa arrivare sempre fin lassù. Dal 2018 invece il programma è stato condotto da Flavio Insinna e tale format è stato inoltre concepito all'interno dello Studio 4, che poi è stato intitolato successivamente a Fabrizio Frizzi, al compianto Fabrizio Frizzi. Si contano ad oggi ben più di 4.300 puntate, ben 18 edizioni con una durata complessiva di circa 70 minuti a puntata, quindi insomma non tanto lunghe. Personalmente mi sono innamorato del programma L'Eredità sin da bambino, in quanto l'ho sempre guardato assieme a mia nonna durante le fasce preserali delle mie giornate, in quanto lei era sempre presente a casa aspettando ovviamente che tornassero i miei genitori da lavoro. E quindi essendo che mi affascinano molto i game show come appunto L'Eredità, ho saputo apprezzare sia lo stile dinamico di conduzione di Amadeus, al contempo anche quello ironico di Insinna, nello stesso tempo anche parodico, ma soprattutto l'eleganza formale di Carlo Conti e di Fabrizio Frizzi. Faccio anche insomma una breve sinossi del programma per spiegare un pochino come funziona. Infatti possiamo vedere che oltre all'introduzione di nuove tipologie di giochi e quiz, tale format è rimasto diciamo formalmente invariato nel corso del tempo, se non per alcuni cambiamenti che sono stati applicati. Le diverse tipologie di gioco sono gli abbinamenti, in cui ogni partecipante ha addirittura 30 secondi per risolvere ben 10 abbinamenti, l'una o l'altra, in cui ogni concorrente deve rispondere ad una domanda con due opzioni di risposta. Poi c'è anche i Fantastici 4, in cui vengono presentati ai concorrenti 4 anni e una serie di eventi da abbinare. La parola, in cui vengono proposte due parole poco conosciute della lingua italiana a cui ogni concorrente deve associare il suo corretto significato. Poi il triello, in cui i tre concorrenti che si qualificano possono poi ritornare alla puntata successiva, e quindi questo è anche uno specifico diciamo intrinseco del programma. I calci di rigore, ripreso un po' dal calcio, dal soccer, a cui i concorrenti devono rispondere a delle domande diciamo a risposta aperta. Infine la ghigliottina, la famosissima ghigliottina, in cui il concorrente finale deve indovinare una parola attraverso 5 ad essa attinenti. Davide. Bene, grazie Samuele, passo ora la parola. Bene, io devo dire che rispetto agli altri quattro, Samuele essendo il più giovane, diciamo, L'Eredità è molto più moderno come programma, per cui ci aspettavamo che non potesse essere più lontano degli anni comunque 90, no? Quindi diciamo che effettivamente noi invece ci stiamo preoccupando di parlarvi di ciò che può succedere dagli anni 70, i primi anni 80, diciamo fine anni 70, fino ad oggi. Per quanto riguarda invece il programma che ha colpito personalmente me nell'adolescenza e che mi sono portato avanti per tanti anni, effettivamente ce ne sarebbero tanti, ma in questa particolare occasione diciamo che mi ha aiutato un anniversario che magari può sembrare un po'
triste ma fondamentalmente importante, perché non sarebbero bastate diverse puntate di svariate ore di Strike per parlare, insomma, dei vari programmi, ma oggi ho scelto di parlarvi di un programma che è un anniversario doloroso, perché 10 anni fa, il 15 aprile, scusate, del 2020, arriva il 10° anniversario della morte di Raimondo Vianello, quindi un personaggio a cui molti di noi sono legati, e la sua morte ha portato via comunque un pezzo della storia della televisione italiana. Il programma a cui mi riferisco, il programma che ovviamente più di tutti ha segnato la storia della commedia italiana, perché ad oggi è la commedia italiana più trasmessa in televisione, per un totale di 338 episodi iniziati nel gennaio dell'88 e terminati nel maggio del 2007. Parliamo di Casa Vianello. Tra l'altro, un riferimento importante a Casa Vianello potrebbe essere, in questo periodo, quanti di noi non hanno mai detto durante gli orari di questa quarantena "che noia, che barba", che era il tormentone finale di ogni puntata di Casa Vianello, dove proprio Sandra Mondaini, la moglie di Raimondo Vianello, visto che comunque le puntate si incentravano sulla loro vita di coppia e quindi anche su quelle che era il loro lavoro, che hanno fatto all'interno della casa, sempre relativo alle loro vite reali, quindi televisive, e alla fine della puntata ovviamente si ritrovano sul letto e lei si lasciava andare, dopo, nonostante la giornata si fosse durante la giornata di quella puntata si fossero verificate tante peripezie, e lei continuava a dire comunque che la loro era una vita vuota, e quindi si lamentava del fatto che fosse noiosa, e diceva "che noia, che babbo", e poi andava con la gamba sotto alle lenzuola a fare quel movimento che ormai è diventato, come abbiamo detto, un tormentone. Beh, diciamo che questa bellissima sitcom, che ha segnato, come detto, anche tantissimi anni della storia della televisione italiana, mi ha accompagnato per diverso tempo, anche per quella che è stata poi la passione, come è successo anche per Dave, che ho coltivato negli anni, cioè quella di voler in qualche maniera far parte dell'intrattenimento, quindi essere un protagonista dell'intrattenimento, prima come animatore, poi come presentatore, comunque come giornalista. Ma in realtà poi la vera motivazione è legata a quello che era il divertimento, perché Casa Vianello, per quanto fosse comunque un programma semplice, una sitcom semplicissima, aveva delle intuizioni geniali dal punto di vista comico che solo Raimondo Vianello e Sandra Mondaini come coppia potevano regalare al pubblico. Magari vista dai giovani d'oggi non avrebbe tutta questo fascino, però vi posso assicurare che guardandolo con un occhio meno critico e più divertito, sicuramente Casa Vianello potrebbe rappresentare un bel momento da vivere anche in famiglia, vedendolo alla televisione. Bene, non posso dire altro che questo è quello che mi porto avanti da tanti anni. Ne avrei potuto parlare di tante altre sitcom o comunque anche programmi, però questa, visto la possibilità che c'è stata con l'anniversario della morte di Raimondo Vianello, mi è sembrato giusto anche in Strike fare questo ricordo e fare questo tributo a Raimondo Vianello. Dave. Grazie Nico per l'omaggio allo splendido Raimondo Vianello. Passiamo ora la parola ad Alex. Una delle serie TV che mi ha colpito nella mia giovinezza è stato Il mio amico Arnold. È una serie statunitense andata in onda negli anni 80, prima su Canale 5 e poi su Italia 1. La serie narrava la storia di due fratelli afroamericani, Arnold e Willis, di 8 e 13 anni, che venivano adottati da un ricco uomo d'affari, quindi abbandonando la miseria, approdando nella ricca città di Manhattan. Questa è stata l'ultima volontà della madre dei due bambini, che era precedente governante del ricco uomo d'affari. Su questo filone negli anni si alternano
situazioni sia comiche che drammatiche, rendendo questa serie di un successo a livello internazionale per vari anni. A te la parola, Davide. Grazie, grazie Alex. Passo la parola a Daniele. Bene, allora, per quanto riguarda invece il mio programma preferito, è una casualità perché questo programma è nato nel 1981, proprio l'anno in cui sono nato io. Sto parlando ovviamente di Bim Bum Bam. È un programma che io vedevo sin da bambino, perché comunque sono cresciuto a pane e Bim Bum Bam, si può dire. A parte un programma destinato quindi ai bambini e ai ragazzi, era più che altro un contenitore, quindi veniva trasmesso fra le 16 e le 18 del pomeriggio, quindi è andato in onda fino al 2002 fra l'altro. E quindi la cosa bella è che era un contenitore, c'erano dei piccoli episodi, delle piccole cose tipo che ne sono fatte dei conduttori, anche dei giochi al suo interno, e poi ovviamente tutta la serie di alcuni cartoni animati che di giorno in giorno magari cambiavano. Fra i conduttori, ecco, voglio ricordare ovviamente colui che è stato il primo a condurre Bim Bum Bam, ovvero Paolo Bonolis, che fra l'altro, apro una parentesi, ho avuto anche modo di conoscere attraverso la trasmissione Avanti un altro, dove ho avuto modo di partecipare anche come concorrente nel dicembre 2016, poi la puntata è andata in onda nel 2017, nel gennaio. Quindi apro e chiudo parentesi, poi Paolo Bonolis è un grande per me, l'ho sempre amato e comunque mi piace molto, appunto sono cresciuto con lui e continuo ancora a seguirlo. Poi fra gli altri conduttori abbiamo Manuela Blanchard, abbiamo Carlo Sacchetti, Deborah Magnaghi, Carlotta Pisoni Brambilla, Roberto Ceriotti, Marco Bellavia, Alessandro Gobbi, e poi abbiamo anche due pupazzi che si sono alternati nel corso del Bim Bum Bam, ovvero Juan e poi anche il personaggio di Ambrogio. Apro un'altra parentesi, perché comunque a parte Bim Bum Bam è stato un programma veramente bello, ricco di cartoni animati che comunque ho amato, anche con le sigle cantate da Cristina D'Avena, che poi tra l'altro pubblicava gli album della serie Fairlandia, quindi con tutte le sue sigle che a quel tempo spopolava negli anni 80 lì. E infatti poi è tuttora la regina delle sigle dei cartoni animati. Però c'è una curiosità di questo periodo, appunto, di questo periodo. Praticamente c'è uno degli ex conduttori di Bim Bum Bam, che è Marco Bellavia, che tuttora dal suo profilo Facebook sta mandando in onda un programma liberamente ispirato a Bim Bum Bam. Quindi per la serie lui fa rivedere anche i vecchi episodi, per esempio di, che ne so, di Arriva Cristina oppure Dolce Licia, e li commenta insieme al pubblico. Sta facendo anche delle masterclass con alcuni autori, quindi praticamente ha ripreso un po' in mano il programma, lo sta facendo in una versione diversa ovviamente per questo periodo. Però ecco, la cosa bella è che Bim Bum Bam è da sempre nel cuore di tutti, e spero che un domani ritorni anche in TV, magari in una versione un po' diversa. Ecco, ritorna adesso a te la linea, Dave. Grazie, grazie Daniele. Come avete visto, c'è spazio un po' di tutto. Vi abbiamo fatto ritornare indietro nel tempo. Siamo partiti con lo sceneggiato più importante di tutta la storia cinematografica italiana, La Piovra. È una tematica quindi molto molto ben complessa e seria. Poi siamo passati anche a tematiche più leggere, come i telefilm di importazione americana Arnold di Alex, un grande classico italiano che vedevo anch'io tanto, Casa Vianello, e poi uno più contemporaneo di Samuele, essendo più giovane di noi, Beato Lui, L'Eredità, e poi anche un grande classico per i più bambini di quegli anni, Bim Bum Bam, che vedevo anch'io, insomma, che ci teneva in compagnia durante i pomeriggi, anche se dovevamo fare i compiti, ma li facevamo dopo Bim Bum Bam. Dopo questo, insomma, abbiamo fatto ritornare un po' indietro nel tempo, e passiamo ora un po' alla musica, che è inclusa anche nel nostro contenitore, ovviamente. La canzone che vi sto presentando è di Agnese e Sanna ed è The Hero. Strike.
Ed era The Hero, il brano composto dalla musicista Agnese Sanna, che tra l'altro salutiamo. Quindi apriamo questa seconda parte di Strike, parlando questa volta delle trasmissioni, quindi dei programmi, delle serie televisive che hanno segnato la giovinezza, ma questa volta segnalate dai nostri ascoltatori. Fra i tanti che ci hanno segnalato, ovviamente, vi parlo di una serie televisiva molto amata che molti tra l'altro cercano anche di aspettare il ritorno in TV, ma chissà quando se ne parlerà, sarebbe bello comunque vederla in TV. E sto parlando di Un medico in famiglia, che è stata una serie televisiva molto, molto amata e fra l'altro era basata sul format della serie spagnola di Telecinco Medico de Famiglia, prodotta da Publispay e Rai Fiction. E questa serie è andata in onda su Rai 1 dal 6 dicembre 1998 fino al 24 novembre 2016, quindi insomma è durata parecchi anni questa serie televisiva. E in pratica ha narrato le vicende della famiglia Martini, che fra l'altro mi trovo anche da fare come cognome Martini. Inizialmente quindi era composta dal medico vedovo con tre figli e da suo padre, il nonno libero, quindi interpretato da un grandissimo Lino Banfi. Tutta la famiglia in quel periodo si trasferisce a Poggio Fiorito, che è un quartiere di Roma, e quindi la vita si divide tra i parenti, quindi è l'ASL sperimentale in cui lavora il dottor Lele Martini. Ci sono stati tanti personaggi all'interno della serie, vorremmo ricordare per esempio Alice Solari, che era interpretata da Claudia Pandolfi, oppure Nonna Enrica, che era interpretata dalla grande Milena Vukotic. Ricordiamo anche Riccardo Garrone, quindi che interpretava comunque il ruolo del marito di Nonna Enrica, del primo marito di Nonna Enrica. Ricordiamo anche una favolosa Cettina, quindi che era, insomma, era interpretata da Lunetta, l'attrice Lunetta Savino. Poi ricordiamo anche i ruoli dei ragazzi, tipo Margosica Bongi, che interpretava Maria, Michael Cadeddu, che interpretava Ciccio, Eleonora Cadeddu, che interpretava la piccola Annuccia, che comunque è cresciuta col tempo, adesso è diventata anche una bella ragazza, anche lei. Poi ricordiamo fra i tanti attori anche uno scomparso da un po' di tempo, che era Vincenzo Crocitti. Poi fra gli altri ricordiamo anche Rosanna Banfi, ricordiamo anche Yonis Bashir, Pietro Sermonti, qualche ruolo l'ha avuto anche Francesco Salvi, ricordiamo. Anche in una serie c'è stata anche una presenza molto bella di Kabir Bedi, quindi anche il grande Kabir ha partecipato a una serie di Un medico in famiglia. Poi ricordiamo anche gli altri attori, tipo ricordiamo Beatrice Fazzi, Gabriele Cirilli, quindi tanti 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 attori, Flavio Parenti anche fra gli ultimi. Sono tanti gli attori che hanno partecipato a questa fiction che ha lasciato il segno nel cuore degli italiani, e quindi comunque sarebbe bello, come dicevo anche prima, rivederla in TV, perché era molto piacevole e perché comunque poi è passata anche alla storia per delle frasi, soprattutto le frasi che diceva nonno libero Lino Banfi. Diceva per esempio: una parola è troppa e due sono poche, oppure ti spezzo la noce del capocollo. Lo diceva ogni tanto pure lui. Cioè, ogni tanto pure lui. Comunque no, la frase storica è sempre quella: una parola è troppa e due sono poche. E quindi ecco, il mio ricordo di Un medico in famiglia è anche questo. E comunque è una serie che ci hanno segnalato in molti, ci sono anche dei gruppi attivi su Facebook che parlano di questa serie e aspettano appunto un ritorno in TV. Però adesso passo la parola a Samuele. Sì, grazie mille Daniele. Io vorrei parlarvi di un altro programma televisivo italiano, questa volta cito il Maurizio Costanzo Show, che è il talk show più longevo, e dico più longevo, più vetusto della storia italiana. È detto comunemente Costanzo Show, è ideato e condotto appunto dal omonimo giornalista Maurizio Costanzo. Dopo essere stato inserito nel palinsesto di Rete 4, facendo sempre, ecco, diciamo, una genesi, anche una sinossi tecnica del programma, il canale è stato poi, o meglio, il programma è stato poi trasferito in seconda serata su il canale 5, per poi tornare sempre su Rete 4 e ritrasferirsi nuovamente
su Canale 5. È un programma dalla durata di 120 minuti, prodotto prima a Roma e poi successivamente a Milano. Di seguito il programma, il Costanzo Show, torna nella città capitolina. Come dicevamo, appunto, è un talk show in cui vari ospiti discutono, quindi trattano il tema, la tematica della puntata all'ordine del giorno, e ha visto finora tanti personaggi della cultura, della TV e della politica italiana. D'altronde molti di questi personaggi sono diventati popolari grazie appunto al Costanzo Show. E cosa rappresenta per i nostri ascoltatori, per quelli insomma che hanno citato il Costanzo Show, il Maurizio Costanzo Show, per questa quinta puntata di Strike? Allora, tale programma rappresenta, secondo quanto ci è giunto dai nostri ascoltatori, un'ottima possibilità di dialogare su temi comuni e allo stesso tempo confrontarsi con le opinioni dei leader dello spettacolo, della TV e soprattutto della musica. La personalità egregiamente formale di Maurizio Costanzo consente inoltre di poter esaminare a fondo le varie tematiche proposte con un acceso piglio di razionalità attraverso l'utilizzo appunto proprio delle opinion leader, quindi dei personaggi presenti all'interno delle puntate di questo programma, che vengono pertanto poste in risalto durante le varie puntate a mo' di intervista. Daniele. Grazie Samuele, adesso la parola va a Nico. Grazie Daniele. Allora, una coincidenza straordinaria vi sembrerà, ma anche la segnalazione del programma TV che ci è stato insomma così consigliato da voi ascoltatori coincide con una scomparsa di appena due giorni fa, quella di Claudio Risi, figlio di Dino Risi e fratello di Marco. Il programma è la nota serie TV I ragazzi della terza C, e qui credo che di poter aggiungere veramente poco, sia per Daniele che per Davide, per quanto riguarda appunto i ricordi legati ai ragazzi della terza C, andato in onda su Italia 1 dal 13 gennaio del 1987, io avevo appena 8 anni, diciamo, e è finito il 23 maggio del 1989 per un totale di 3 stagioni, 38 episodi che ci hanno fatti davvero divertire, e dei quali sicuramente ricordiamo diversi personaggi. Era una novità assoluta per la televisione dell'epoca, ambientato negli anni 80, e raccontava le vicende di una classe del liceo Giacomo Leopardi. Quindi Samuele è in qualche maniera legato alle peripezie liceali anche che ti hanno visto protagonista qualche anno fa rispetto insomma all'università che stai seguendo adesso. Giacomo Leopardi a Roma, rigorosamente a Roma, una scuola che però in realtà non esiste, ma che era ambientata sempre in un edificio scolastico comunque della capitale. E qui insomma si susseguivano giornate a scuola come giornate anche di vacanza, nelle quali potevamo vedere i vari personaggi mitici: Chicco e Matteo, la bellissima Sharon, il simpatico Bruno Sacchi, che tutti ricorderete interpretato dal grande Fabrizio Bracconeri, il commendator Zampetti, che era il papà di Sharon ed era un personaggio che comunque in quegli anni girava tantissimi film e a me piace sempre la parte del facoltoso imprenditore milanese pieno di soldi. E poi chi non ricorda il maggiordomo Aziz, il famoso personaggio televisivo che in una pubblicità faceva anche saltare il chicco del caffè, ve lo ricordate? Magari qualcuno di voi ancora si ricorda questo personaggio simpaticissimo, in quegli anni ha spopolato davvero nella TV italiana. Beh, Ragazzi della Terza C è stato uno di quei di quelle commedie italiane che hanno segnato praticamente la partenza di un format di serie che in Italia poi si sono moltiplicate. Nel 2016, questa è una curiosità, si è parlato di una rappresentazione teatrale che vedeva protagonisti l'interprete di Chicco nel film I ragazzi della terza C e quello di Bruno Sacchi, appunto Fabrizio Bracconeri, in una praticamente bellissima, un bellissimo incontro sul palco del teatro, dove loro due interpretavano due personaggi diversi da quelli dei ragazzi della terza C, ma erano due ragazzi che ex compagni di banco che si rincontravano tanti anni dopo e parlavano di quello che insomma era stato
le vecchie peripezie e anche la vita che avevano attraversato. Su questo filone di commedia dei ragazzi della terza C ricordiamo anche altre due importanti, questo ovviamente partiva anche dal presupposto di quello che ci veniva segnalato dai nostri ascoltatori, cioè non solo i ragazzi della terza C, ma ci sono anche altre così, altre serie TV comiche italiane, e tra queste ci possiamo segnalare College, perché comunque è un bel telefilm che vedeva molti dei personaggi dei ragazzi della terza C, molti attori dei ragazzi della terza C interpretare quasi dei facsimili di personaggi all'interno di College. Ricordiamo parlava di ragazze di un collegio femminile, dei cadetti di un'accademia navale, e praticamente si incontravano e cercavano di così conquistarsi a vicenda, dove comunque regnare era sempre la donna era sempre un po' più intelligente, un po' più diciamo così predominante rispetto all'uomo. E poi un'altra grande bellissima serie che ci è stata segnalata sul filone di queste è A Classe di Ferro. Classe di Ferro, ricordiamo semplicemente che è andata in onda dall'89 al 91 su Italia 1, le vicende di alcuni giovani durante il servizio di leva. Lì i personaggi furono diversi e vedemmo dei giovanissimi Giampiero Ingrassia, Paolo Sassanelli, Adriano Pappalardo, Maurizio Mattioli, Rocco Papaleo. E la grandissima sigla, non so se Dave e Daniele, ma anche Alex la ricordano, la famosa sigla di Jovanotti, che Jovanotti andò a registrare proprio mentre lui faceva il militare. E detto questo, andiamo a ridare la parola a Daniele. Grazie Nico, mi hai fatto tornare indietro nel tempo comunque, perché la sigla cantata da Jovanotti in Classe di Ferro l'ho sentita anch'io, è tuttora nella memoria di molti e anche nella memoria mia, se vogliamo. Bene, detto questo comunque, grazie ancora e passo la parola a Dave. Grazie Daniele. C'è da dire innanzitutto che nel corso del tempo la televisione è cambiata tantissimo, si è passati da queste serie TV o comunque agli sceneggiati o tante altre cose che rimangono ai programmi per bambini, che ora se ne vedono sempre di meno. Rimane magari qualcosa degli anni 80, degli anni 90, però in alcuni frangenti è cambiata, soprattutto si è spento il telefono, il computer di quello sicuramente. No, sto attivo. No, io lo vedo attivo. È uscito fuori. No, a me no. No, a me no, Nico. Allora, scusate, a me mi risultava che non c'era. Vabbè, non parlo più, scusami Davide. Davide, porta il telefono un po' più in alto, perché ti vedo tranne la parte finale, insomma, della testa, della fronte. Aspetta. Fatti un po' più indietro, magari. Allora, Alex, a me risultavi che eri riuscito, che avevi tolto la telecamera. A voi non risultava? No. Va bene, ok. No. Ok, allora non so, il telefono mio avrà fatto il fesso, scusate. Scusa. Vabbè. Davide, di nuovo. No, figurati. Okay. Parti direttamente, Dave. Aspetta, bravo, mo fai 3, 2, 1 e parti. Ripeto tutto, ovviamente, no? Sì. 3, 2, 1. Grazie, Daniele. C'è da dire che nel corso del tempo, nel corso degli anni e dei decenni, la televisione è cambiata tantissimo. Si è passati, ad esempio, dalle serie TV, dalle classiche serie TV che avete nominato prima, o dalla prima grande fiction che ho nominato nel blocco precedente, a dei programmi nuovi. Prima c'erano magari più contenitori per bambini, che oggi se ne vedono sempre meno. Ricordo ad esempio L'Albero Azzurro, un grande classico degli anni 90, che iniziava la mattina presto, insomma, si concentrava molto in quella fascia oraria, se non erro. Ma negli anni 2000 c'è stato un cambiamento radicale, soprattutto per quanto riguarda le fasce adolescenziali, perché ad esempio sono nati i reality, che hanno avuto sempre più protagonisti ragazzi, ma non solo, soprattutto ovviamente i ragazzi, ma insomma poi negli anni si è sviluppata ad esempio anche il contenitore del Grande Fratello VIP, dove venivano appunto relegati, chiusi in una casa, personaggi famosi, qualcuno dice personaggi un po' abbandonati ormai dalla TV, e messi lì per cercare di dargli un altro poco di visibilità. Vi hanno segnalato appunto il Grande Fratello, volevo parlare di questo, perché in un certo modo i telespettatori, i nostri videoascoltatori, si vedono accomunati da questo percorso, nel senso che il Grande Fratello
ovviamente sappiamo un po' tutti di cosa si tratta. Si tratta di chiudere in una casa una decina di 10-15 insomma persone sconosciute e lasciarle lì per qualche settimana, tra intrecci amorosi, disguidi, insomma litigi e quant'altro. I nostri videoascoltatori si sentono accomunati da questo, perché anche loro e anche noi, a me, stiamo in quarantena, quindi ci sentiamo un po' tutti, no? Una sorta di grande fratello, accomunati da questo destino. Accendo solamente alle varie edizioni. Il Grande Fratello è iniziato nel 2000 con la vittoria di Floriana, se non erro. Devo comunque magari cercare di vedere bene, perché non sono stato un seguace del Grande Fratello. Nell'ultimo anno ha vinto nell'edizione VIP per quest'anno Paola Di Benedetto, la nota influencer che ha partecipato anche a Ciao Darwin, faceva la madre natura. Ha vinto lei un po' nel clamore generale, no? Nel senso che un po' nello stupore generale, nel senso che tra l'altro non si sapeva se bisognava far continuare il programma o comunque far smettere, perché sembrava un po' stonare con quella che era la realtà del periodo, una realtà un po' triste. La produzione ha poi deciso, come ha detto anche Signorini, di continuare il programma per dare un senso di leggerezza e un diversivo agli spettatori. Quindi la vittoria è stata dell'influencer, tra l'altro la regione della casa, che ha un po' fatto scacco matto con tutti gli altri un po' più anziani. Bene, insomma, penso di aver concluso il mio intervento e passo la parola a te. Dai. Grazie Dave. Ovviamente gli ascoltatori ci segnalano una cosa, che praticamente nella prima edizione del Grande Fratello la vincitrice fu Cristina Plevani. In quell'edizione si ricorda anche un grandissimo Pietro Taricone, a cui va il nostro saluto fin lassù. Ovviamente è stato uno dei concorrenti del primissimo Grande Fratello. Appunto, gli ascoltatori ci hanno fatto questa puntualizzazione, ci tenevo anche a precisare questo. Bene, adesso la parola va al nostro Alex. Il programma televisivo che in passato ha colpito più gli ascoltatori e amici, facciamo un po' il cenno di questa trasmissione. Non so se vi ricordate che la prima edizione è andata in onda nel 92 su Canale 5, e la prima conduttrice è stata Lella Costa, e subito dopo nell'autunno ha passato le redini a Maria De Filippi, attuale compagna di Maurizio Costanzo. E in quegli anni Amici era ben diverso da come è oggi. E in quell'anno Amici era strutturato in questo modo, e andavano i giovani e parlavano delle loro problematiche. Delle loro problematiche con i genitori. Poi nel corso degli anni è diventato un talent show, è proprio una vera scuola dove si insegnano varie discipline, canto, ballo e recitazione. A tuttora ci sono state 19 edizioni. Questo è quello che mi hanno segnalato gli ascoltatori. A te la parola, Daniele. Grazie Alex, e continuiamo dunque con questa seconda parte, ovviamente dando spazio alla buona musica, e in questo caso è un duo che vi andiamo a presentare. Ovviamente c'è Miriana Minon come voce e Alessandro Contino alla chitarra. Loro si chiamano Le Deux, ma il brano che vi facciamo ascoltare è interpretato da loro, si intitola Hey Mama, cantato da Nicki Minaj. Quindi vai con Hey Mama. Strike. Yes, I'll be your woman, yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever, tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever you let it. You never gonna worry, I'm known for your baby. Best believe that, when you need that, I'll provide it, you will always have it. I'll be your day.
che per il sei, when you need it, I'm gonna let you have it. Beat it and drum it down to the day. I know that they're the rhythm you play. I'm gonna hear you call my name. I get my mama, my hey mama. Beat the drum it down to the day. I know you wanna hear the world's way. I'm gonna hear you call my name. I get my mama, my hey mama. Be my woman, good night. Siamo ritornati dopo aver ascoltato la canzone I Mamma di Miriana Minon e Alessandro Contino. Spero che gli argomenti trattati in questa puntata siano stati di vostro gradimento. Adesso passo la parola a Samuele per le conclusioni. Grazie mille Alex, allora sì, passo alle mie personali conclusioni finali. Un consiglio che vorrei dare ai miei coetanei, quindi ai millennials, è quello sicuramente di guardare molto più la televisione, la nostra televisione. È giusto che durante questi anni stiano progredendo anche nuove piattaforme, tra cui ricordo Netflix, Prime Video, Now TV, Disney Plus, che è nato davvero da pochissimo, ma guardare la TV, soprattutto la TV nostrana, è sicuramente diverso rispetto a vedere una serie su Netflix o magari riscoprire il cinema, in quanto la visione di un film in una sala cinematografica è totalmente diversa dal vedere un film. Questo mi è stato spiegato proprio dal mio professore universitario Gianni Canova, che cito. La visione di un film all'interno di una sala cinematografica è qualcosa di totalmente diverso rispetto alla visione di un film sul PC o sul telefono. Diciamo che si matura da una parte lo sguardo dello stratega vedendo un film all'interno appunto di una sala, lo sguardo del cecchino invece si matura vedendolo attraverso uno smartphone. Un'altra personale considerazione è anche quella di riascoltare, o meglio, sì, ascoltare essenzialmente la radio, la nostra radio, quindi riscoprire questo medium molto antico che abbiamo, non sentirlo, quanto ascoltarlo, perché è importante magari cogliere gli effetti di tutti i media che abbiamo in Italia, nonostante, come ben si sa, insomma, siano arrivati più tardi. In ogni caso è importante riscoprirle, in particolar modo appunto proprio per noi millennials. Alex, ascoltiamo adesso, grazie Samuele, adesso ascoltiamo le conclusioni di Ninco. Sì, grazie Alex, mi ricollego un po' a quello che diceva Samuele nel consiglio nei confronti di tutti voi, ma per una questione più che diciamo così da fratello o maggiore o comunque da persona che in qualche maniera si pone delle domande e si fa anche delle considerazioni quando guarda la TV, il cinema o comunque qualsiasi programma che possa essere anche minimamente utile a stimolare la curiosità di qualcuno di noi. Ecco, il problema che secondo me si può registrare con il passare del tempo, con quelle che sono poi le modernità legate anche a YouTube e tantissimi
social network che propongono in visione sicuramente tantissimi video trash, possono in qualche maniera sviare da quella che è una vera e propria qualità della visione di quello che può girare intorno a noi. Ecco, l'idea di andare a guardare la TV, ma guardarla con un occhio critico e con la possibilità anche di poter scegliere dei contenuti che ci possano lasciare qualcosa, è importante secondo me anche per capire chi siamo, eccetera. E guardarsi alle spalle, come abbiamo fatto in questa puntata di Strike Noi, quindi andare a guardare un po' al passato, che radici ha avuto la TV italiana, sia dal punto di vista dei programmi che dal punto di vista ovviamente delle serie TV e anche del cinema, forse ci può far capire e ci può aiutare a scegliere con un occhio un po' più critico quelle che sono effettivamente le proposte di qualità. Cosa voglio dire? Velocissimamente, che effettivamente dobbiamo imparare a scegliere, secondo me, per una questione anche di cultura, quelli che sono veramente i programmi che ci lasciano qualcosa al termine, oltre che pensare alla TV come mezzo di mero intrattenimento, ma anche di qualità dal quale imparare qualcosa. Vi lascio con questa considerazione e ridò la parola ad Alex. Grazie Nico, adesso ascoltiamo Davide. Grazie mille Alex, voi avete fatto un po' un sunto di quello che è stata la tematica attuale, cioè dell'importanza dei mezzi di comunicazione quali la TV e la radio, come citava giustamente prima Samuele, facendo anche la citazione del suo professore. Ripeto, c'è poco altro da aggiungere, rimarco ancora una cosa, che la televisione è cambiata tantissimo anche nei varietà, nello stile, nel linguaggio, ma ciò che non dobbiamo cercare di dimenticare è di attuare un discernimento basato soprattutto su una visione di TV di qualità, nel senso che poi sta a noi scegliere, grazie a Dio, al di là di qualche opinione scellerata, insomma, di qualche fanatico, siamo in un paese democratico, abbiamo tante opportunità di scelta, la televisione e i canali sono tanti, ritorniamo un po' alla TV e a scegliere il cinema secondo me italiano è comunque di qualità, per nulla togliere magari a quello americano che rimane di gran lunga superiore, insomma, però anche l'Italia c'ha il suo bel carnet, insomma, c'ha il suo bel menù da offrirci. Cerchiamo di andare anche al cinema perché qualitativamente offre una visione d'insieme molto diversa, ma ripeto, la cosa importante è scegliere un qualcosa che sia di qualità e che in un certo qual modo sia divertente, ma che non vada mai oltre, che non vada mai oltre le righe. Per esempio mi viene in mente Raimondo Vianello, che nonostante fosse magari accolto più da un pubblico magari più grande, io ero più piccolo, però me lo vedevo anch'io. Perché riusciva ad essere semplice ma efficace, senza mai essere scurrile, che sinceramente è la TV che odio. Quindi insomma ritorniamo un po' a questi valori, non facciamoci molto trasportare dai nuovi strumenti, a meno che uno, ripeto, non offra un marchio di qualità, a quel punto ben venga. Però quantomeno cerchiamo di attuare una capacità di discernimento, altrimenti poi la cultura e la qualità vengono. Grazie Davide, adesso ascoltiamo le conclusioni finali di Daniele. Grazie Alex, beh, che dire, mi aggancio un po' a quello che ha detto Dave, innanzitutto sulla semplicità, perché le cose semplici si sa che sono sempre le più belle. E il consiglio che posso dare un po' ai nostri ascoltatori, ecco, abbiamo citato in questa puntata tante serie televisive andate in onda negli anni 80, 90 a seguire, il consiglio che posso dare è quello di rivederle,
perché comunque ci sono varie applicazioni su cui poter vedere le vecchie serie televisive. Faccio due esempi: abbiamo RaiPlay e Mediaset, Mediaset Play, per esempio, quindi, o Mediaset On Demand, come si suol dire. Lì si possono rivedere un po' le vecchie serie TV, le puntate, quindi si possono rivedere un po' quelli che erano veramente, quella che era veramente una TV genuina, una TV semplice, appunto fare un tuffo cosiddetto nel passato, ecco, rivivere quei momenti, pensando, dando ovviamente uno sguardo positivo su tutto. Bene, queste sono le mie conclusioni. La linea ritorna a te, Alex. Grazie e concludiamo la serata e mi auguro che i temi trattati oggi vi hanno fatto ricordare la vostra giovinezza e vi hanno fatto trascorrere un po' di tempo in nostra compagnia. E come di consueto concludiamo con il nostro motto che ci porta fortuna. 3, Due, 2, uno, Uno strike! Strike.